Sì, dai. Fare light. On va rouler sur tout ça, ça donne envie. Ouais. Negli ultimi 30 anni i board sports sono passati dall'essere un fenomeno underground, di nicchia, che non meritava l'appellativo di sport, ma più di passatempo, a essere considerati mainstream. Basti pensare all'ingresso alle Olimpiadi, al fatto che ci siano atleti divenuti vere e proprie icone della cultura moderna con migliaia di fan, o all'impatto sociale che questi sport hanno avuto su milioni di giovani praticanti sparsi oramai in ogni angolo del mondo. Cosa c'è dietro tutto ciò? Cosa lega gli appassionati di questi sport che hanno terreni di gioco completamente diversi, ma che sono così vicini tra loro? Qual è l'anima di questi sport? Qual è il loro board core? Sono atleti che percepiscono le stesse sensazioni. Sono sportivi legati dalle emozioni uniche che questi sport riescono a regalare. Sono accomunati dal fatto che spesso movenze, strutture e trick hanno anche gli stessi nomi. Non è raro, infatti, che durante le diverse stagioni un appassionato cambi semplicemente tavola pur di ricercare quelle stesse sensazioni, scegliendo quella tavola che meglio si adatta alla stagione in corso. Il surf affonda le sue radici nel passato, ma lo sviluppo più recente si può identificare nella controcultura della California degli anni 70. È nato lontano dalle competizioni, per ricercare un benessere, un piacere fine a se stesso, uno stile di vita più che uno sport. Con il passare degli anni le cose sono cambiate. Il progresso e l'evoluzione della disciplina hanno fatto sì che si arrivasse a manovre radicali, non più solo sull'onda, ma anche sopra l'onda stessa. Air, grab, 360. Qual è l'anima del surf? Quale il suo board core? Abbiamo chiesto ad Andrea Lamorte: cos'è per te l'anima del surf? Non è facile rispondere a questa domanda senza essere banali. Io penso che l'anima del surf sia, al di là di tutto quello che è stato costruito intorno al surf, sia il surf, nel senso ci sono i surf shop, le scuole di surf, i contest, e i prodotti e tante cose che ci girano attorno, ma poi alla fine l'anima è quando prendi qualsiasi cosa e vai a fare surf, che sia uno spugnone, un longboard, una tavoletta, un bodyboard, le pinnette e vai a nuoto, ma poi è qualcosa che con il vai in acqua senti che scorri e fai wow, quella è l'anima. Tutto il resto ci sta dietro, ma l'anima è quella. Ogni surfista probabilmente la penserà a modo suo, ma sarà accomunato agli altri surfer grazie alle sensazioni che prova una volta entrato in mare. Sa che non sempre l'oceano regala mareggiate perfette per surfare, anche se vivi nel paradiso del surf in California. A volte anche da quelle parti capita che per lunghi periodi non ci siano buone onde su cui surfare. Se poi aggiungi un anno caratterizzato da una siccità incredibile, il gioco è fatto. Le piscine sono vuote e si può surfare scivolando con gli skateboards. Questo fa oramai parte della storia. Da lì in poi lo skate ha vissuto momenti di gloria e alcuni di declino, contribuendo però a plasmare e influenzare molti altri mondi, da quello musicale allo streetwear e ovviamente altri sport. Ben presto il livello tecnico è cresciuto e c'è stato un interscambio di manovre con gli altri sport. Un po' si prendeva dal surf, un po' i surfer copiavano le manovre e i trick dagli skater. Gli snowboarder non fanno eccezione.
Accade spesso infatti che un appassionato pratichi tutte e tre le discipline e se aggiungiamo lo sci ne pratica ben quattro. Perché accade questo? Cosa cerca chi pratica questi sport? Qual è l'anima dello skateboarding? E soprattutto, è una sola o sono di più? I legami fra il mondo dello snowboard, del surf e dello skate sono tanto forti quanto evidenti a partire dalla nascita di quello che è oggi uno degli sport invernali più popolari. La libertà del surf, la capacità di improvvisare su un'onda diversa da quella precedente, si trova perfettamente riportata nel free ride, una distesa vergine su cui disegnare la propria linea interpretando le sorprese che il terreno ci andrà a proporre. Probabilmente è questa la sensazione più ricercata dagli snowboarder, la neve fresca. Ma lo snowboard ha tante anime quante sono le sue discipline e ognuno prende la direzione dettata dal suo istinto o dal suo background. Chi proviene dallo skateboard di solito preferisce lo snowpark e i rail. Chi è affascinato dal surf predilige il freeride o la splitboard. Chi padroneggia tutte le discipline fa freestyle backcountry. C'è abbastanza spazio per tutti i tipi di riding, per tutte le diverse anime che caratterizzano lo snowboard. È nato come mezzo di trasporto in ambienti innevati. Solo successivamente ha acquisito una componente ludica e successivamente, grazie all'evoluzione dello snowboard iniziata negli anni 90, ha incorporato alcune migliorie ereditate proprio dallo snowboard. L'introduzione degli sci carving, il freestyle, ma soprattutto il free ride, fino ad allora considerato troppo esclusivo a causa della difficoltà nel praticarlo per via di sci troppo stretti. Da quel momento in poi, sci e snowboard sono due sport diversi, ma che condividono il medesimo campo di gioco, diventando ormai quasi un adattamento dell'attrezzo per meglio scivolare sulla neve e per meglio sfruttare le condizioni di neve, pendio e rider. Quale sia l'anima dello sci è difficile dirlo. Sicuramente si tratta di più anime, sfaccettate e diverse tra di loro a seconda della disciplina scelta. Una cosa è certa. Ogni skier condivide gli stessi valori e lo stesso divertimento degli snowboarder. Thank you.
Il miglior surfista è quello che si diverte di più. Phil Edwards.